terminato il campionato con una salvezza nelle ultime giornate per il Real Giulianova. Ora calcio d'estate, cosa bolle in pentola, quali sono i programmi futuri, cosa ci sarà da aspettare per le prossime settimane? Io credo che avremo bisogno almeno di altri 10 giorni per definire in maniera dettagliata quella che sarà la nuova struttura del Giulianova Calcio, perché sicuramente dopo quella che era stata la volontà di vendere del presidente Bartolini, adesso c'è la necessità di concretizzare i vari contatti che sono stati messi in essere per cercare di rinforzare e creare una struttura societaria più forte. Probabilmente quello che posso dire è che ci saranno degli imprenditori ancora esterni, e credo e spero comunque che altri si aggiungeranno della città, che renderanno il budget del Giulianova più sostanzioso, e quindi di conseguenza speriamo di fare meglio il prossimo anno. A questo proposito, una cosa che posso annunciare è che nella struttura societaria verranno arricchiti degli individui che rafforzeranno proprio la struttura in qualità di responsabile marketing, un direttore sportivo, e io dovrei essere confermato come direttore generale, e ci saranno diverse novità. Per quanto riguarda, io immagino, adesso faccio domande e risposte da sola, non so. Ovviamente anche i telespettatori si aspettano di vedere ora quale sarà la guida tecnica, parco giocatori, girano tante voci sugli allenatori, l'ultimo Arturo Di Napoli. Sì, diciamo che è un nome spendibile, papabile, però non è il solo, sono 3 le opzioni, tra queste tutte e 3 importanti. Certamente questo è un nome di richiamo, un allenatore, ex giocatore importante, è tra i papabili, ma non è ancora stato definito nulla, quindi è prematuro, e mi sorprende anche che siano uscite queste indiscrezioni, perché sicuramente la fonte non può che essere il presidente, perché diciamo che può essere tra i papabili, ma non è stato ancora definito nulla, come tutto ancora, dicevo prima, è prematuro. Occorrono ancora dei giorni per stabilire chi può essere. Per quanto riguarda i calciatori, anche lì è chiaro che quando una struttura societaria si allarga bisogna sedersi e valutare determinati aspetti, quali sono le logiche e gli intenti di un direttore sportivo, di un mister, quindi oggi fare dei nomi sarebbe fuori luogo e insensato, quindi aspetterei ancora qualche giorno.